altro appuntamento sui video del paranormale della settimana. Prima di iniziare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e recuperare i video precedenti che vi siete persi. Ma ora cominciamo. Questo ponte, soprannominato il Ponte della Morte, collega due città ormai abbandonate da anni. Molti che hanno attraversato questo ponte hanno dichiarato di aver visto dei fantasmi e di aver sentito ringhi e risate. Il cacciatore di fantasmi del canale Paranormal Point si è recato su quel ponte per iniziare un'indagine con la sua apparecchiatura, sperando di filmare una qualche attività paranormale. Mentre l'uomo sta attraversando il ponte, filmando con la sua telecamera, nota qualcosa muoversi sotto al ponte. Dopo un paio di secondi, succede qualcosa di ancora più strano. Le batterie della telecamera, che prima erano al 100%, sono quasi scariche. Dopo la telecamera, anche le luci che illuminano il ponte si spengono, senza alcun motivo. Dopo un po', la telecamera si riaccende e con lei anche i LED che illuminano il ponte. L'uomo decide di tornare indietro e di prendere altra attrezzatura, ma a questo punto non fa in tempo a girarsi che incomincia a sentire dei passi sul ponte, passi che sembrano andare proprio nella sua direzione. L'uomo, sentendo i passi, fugge via. Una volta tornato indietro, l'uomo decide di mandare sul ponte una macchina radiocomandata dotata di una telecamera notturna. Ciò che questa telecamera cattura è spaventoso. Visto. Immobile sul ponte, la telecamera cattura quest'ombra che sembra svanire pian piano nel nulla. Il cacciatore di fantasmi a questo punto decide di andare sul ponte a recuperare la sua telecamera e la macchina. Arrivato lì, sente questo ringhio spaventoso. A questo punto il cacciatore di fantasmi tenta di comunicare con lo spirito che si è manifestato sul ponte e gli fa alcune domande. Почему на этом мосту очень сильная паранормальная энергетика?
A questo punto il cacciatore di fantasmi si allontana per qualche minuto e la telecamera cattura questa sagoma bianca trasparente. Credo che dalle parole di quello spirito sia arrivato il momento di andare via da quel posto. Tutti sanno che nel Regno Unito ci sono molti posti che sono infestati da entità maligne. Uno di questi luoghi è un hotel molto famoso, chiamato La Testa del Re, data l'elevata concentrazione di fenomeni paranormali. Alcuni cacciatori di fantasmi hanno deciso di piazzare delle telecamere per tentare di catturare qualche fenomeno paranormale. E una sera, una telecamera cattura quest'ombra nera. Quella strana ombra nera sembra muoversi in modo furtivo, come se sapesse delle telecamere. Posso assicurarvi che questo non è l'unico avvenimento paranormale capitato quella sera. Ce ne sono tanti altri, magari nei prossimi video. Farò delle ricerche più accurate su questo hotel, in modo tale da portare altri filmati ancora più inquietanti e spaventosi. In un penitenziario femminile malesiano, situato in una foresta, un cacciatore di fantasmi è in cerca di fenomeni paranormali. Recatosi sul posto, incomincia le sue indagini. Appena entrato nel penitenziario, incominciano a accadere cose veramente spaventose. Rumori di passi, porte che sbattono. E non finisce qui. Ad un certo punto il ragazzo sente un rumore, si gira e nota un vecchio telefono su una scrivania e sembra che qualcosa di invisibile stia componendo un numero telefonico. Nonostante ciò, il cacciatore di fantasmi non si lascia intimidire e decide di spostarsi nei bagni del penitenziario. Ed è proprio qui che succede qualcosa di veramente spaventoso. Una porta incomincia ad aprirsi e sbattere in modo violento, cosa che spaventa letteralmente il cacciatore di fantasmi. Nonostante tutto, l'uomo si fa coraggio e va a controllare. Una volta aperta la porta, però, si accorge che dentro non c'è nessuno. Probabilmente quel posto è realmente infestato e con quelle manifestazioni di poltergeist. L'entità presente in quel luogo cercava di comunicare al cacciatore di fantasmi che la sua presenza non era gradita. Come sempre, prima di lasciarci, mi piacerebbe conoscere la vostra opinione su questi filmati.
il video finisce qui. E noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!